Ciao a tutti, sono Nike e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un thriller ambientato in un posto un po' diverso dal solito. Un libro dell'anno scorso e recentemente è uscito il film al cinema. E se dico la parola treno, probabilmente qualcuno o anche molti di voi capiranno di che libro si tratta, ma vediamo insieme qual è. Ebbene sì, oggi parleremo di questo romanzo, La ragazza del treno di Paula Hawkins, che è un libro, come dicevo, uscito l'anno scorso sia in lingua originale, quindi in inglese, sia in Italia. In Italia è edito dalla PM, sì, costa 19,50 euro e ha 306 pagine. Allora, appena uscito l'anno scorso mi ispirava moltissimo, poi quando è arrivato in biblioteca ho letto due o tre righe, però non mi convinceva del tutto, quindi l'ho mollato lì, non l'ho preso. E adesso mi sono detta, ma sì, proviamo a vedere com'è, insomma. La protagonista principale di questo romanzo è Rachel. Prima degli svolgimenti del romanzo sembra che Rachel abbia tutto sommato una vita felice, perché ha un buon lavoro a Londra, vive con suo marito Tom in una piccola cittadina vicino a Londra, per cui tutti i giorni deve prendere il treno per andare e tornare dal lavoro. Ha delle amicizie, insomma, può sembrare una vita normale, insomma, come tante altre. Ogni tanto si beve magari il suo bicchiere di vino, però tutto sommato va bene. Lei e il marito cercano poi di avere un figlio, però non ci riescono, ritentano diverse volte anche con degli aiuti medici, inseminazione artificiale, cose del genere, però non va a buon fine e quindi lei tende a bere sempre di più, a ubriacarsi, e il marito aspetta un po', va un po' avanti così, poi si stanca della situazione, tanto da trovarsi un amante. E dopo un po' si separa dalla moglie e Rachel va a vivere a casa di una sua amica in un paese lì, in un paesino lì vicino, e Tom fa andare nella casa che divideva con la moglie la sua amante. Nel frattempo Rachel ha anche perso il lavoro, quindi disoccupata, però questo alla sua amica non lo dice e quindi tutti i giorni fa finta di andare a lavorare. Quando è a Londra va in biblioteca, fa delle ricerche, mette a posto il curriculum, girovaga un po' per la città e cose del genere. E tutte le mattine, anzi tutti i giorni, passando nel paese in cui abitava prima con Tom, non nella casa dove abitava con Tom, cioè non in mezzo, in quella dopo, vive quella che lei considera quasi una coppia da Mulino Bianco, nel senso. Li vede spesso magari nel cortile o in casa, o lei o lui o entrambi, e gli sembrano una coppia molto felice, diciamo una coppia da unicorni e nuvolette rose, insomma. Sa il fatto che poi un giorno, passandoli davanti, vede lei che si bacia con un altro. Questo suo ideale di coppia appunto da Mulino Bianco le scade, le crolla. E 2 giorni dopo questa ragazza scompare. Si mette anche a cercare, cioè cerca di dare una mano alla polizia, riferendo a questo fatto che lei ha baciato un altro, però loro non le credono perché sanno che ha problemi di alcolismo e quindi non le credono. Lei si mette in contatto con il marito di questa ragazza, fingendosi però una sua amica di lei. E quindi si vedono ogni tanto per consolarsi a vicenda e cose del genere. In tutto questo c'è anche la nuova compagna di Tom, l'ex marito di Rachel, che lo vuole de denunciare per stalking. Lo vuole denunciare per stalking perché da quando Rachel si è trasferita è praticamente un'alcolizzata lei, e quindi quando è ubriaca telefona tutte le ore del giorno e della notte a Tom. Oppure combina dei casini, lui deve rimediare, e insomma,
lei vuole, è stufa di questa situazione e la vuole denunciare per stalking e lui le promette sempre che risolverà la situazione. E questa ragazza, Annie o Anna, non mi ricordo, e questa ragazza Anna è soprattutto preoccupata per sua figlia perché ha una figlia con Tom. Però sa il fatto che alla fine non la denuncia, parla soltanto con una poliziotta ma non fa denuncia. E le ricerche di Megan, che è la ragazza scomparsa, nel frattempo proseguono, ma senza nulla di rilevante, senza trovare nulla di rilevante, perché le indagini si concentrano prima su questo amante, però non portano nulla. Poi indagano il marito, però anche lì è un vicolo cieco. E quindi praticamente non sanno più che pesci pigliare e alla fine si capirà chi è il colpevole. Il colpevole viene poi, come si dice, catturato, i poliziotti lo arrestano e finisce così. Ci sono, la maggior parte dei capitoli sono dal punto di vista di Rachel, però ci sono anche dei capitoli dal punto di vista di Megan, che è la ragazza scomparsa, e qualcuno anche dal punto di vista di Megan. Cioè, allora, ce n'è qualcuno dal punto di vista di Rachel, qualcuno dal punto di vista di Megan, la ragazza scomparsa, e qualcuno dal punto di vista di Anna, la nuova compagna di Tom. Allora, per quasi tutto il libro, si dubitano di due o tre persone, che possono essere gli assassini di Megan. Poi, nelle ultime pagine, si intuisce chi è l'assassino, anche se effettivamente lo si se ne ha la certezza proprio nelle ultime pagine. E sinceramente non me l'aspettavo che fosse lui l'assassino, quindi ci sono rimasta un po' male. Cioè, non male, però ci sono rimasta perché appunto non me l'aspettavo. L'ho finito, si può dire, in 2 giorni perché l'ho preso. Che era il, mi sembra, il 14 di novembre, l'ho finito il 18, se non erro. No, l'ho preso il 18 e l'ho finito il 21 di novembre. Mi è piaciuto, però secondo me poteva svilupparlo meglio l'autrice. Cioè, aveva del potenziale in più per poter essere più coinvolgente e catturare di più l'attenzione del lettore. Io, come ho detto, l'ho finito praticamente in 2 o 3 giorni. Però, secondo me, poteva dare qualcosa in più l'autrice, insomma, come, sì, come stile, per catturare di più l'attenzione del lettore. Questo non vuol dire che è proprio da buttare, insomma. Però, non lo rileggerò così presto, insomma, farò, se lo rileggerò, lo rileggerò poi magari tra qualche anno. Adesso non ho in programma di rileggerlo perché mi ha convinto sì e no. È un nì per me questo libro. Se dovessi dargli un voto, gli darei un 6 al 7. Sì, un 6 e mezzo, 6 al 7, insomma. Il film non l'ho visto, quindi non so dirvi quanto sia fedele al libro e quanto sia diverso. Fatemi sapere se avete letto il libro e che cosa ne pensate, e se avete visto il film, anche in questo caso cosa ne pensate. E se avete letto il libro e visto il film, fatemi sapere appunto che differenze ci sono, se ci sono, insomma. E questo è tutto, vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!